È stato più facile giocare nella bizona di Oronzo Canà 5-5-5 o alla Roma di Falcao dell'83 campione d'Italia? Sicuramente alla Roma di Falcao, perché 5-5-5 è difficile, uno si dovrebbe sdoppiare, quella è stata un'esperienza bellissima. Ci siete divertiti? No, francamente sul set com'è andato? Ci siamo molto divertiti. Adesso poi circa 3-4 mesi fa ho incontrato Lino Banfi sull'aereo in un viaggio da Torino ritornando e mi aveva già comunicato che avrebbe fatto il secondo film e che mi avrebbe chiamato per vedere. E quindi è sempre molto simpatico, sono sempre molto, sono esperienze sempre molto simpatiche e queste che comunque ci riportano indietro nel tempo. Quindi... Ma sapevate quando avete girato la pellicola che sareste entrati nel cult del cinema italiano con questa pellicola? Ma no, all'epoca eravamo io perlomeno ero molto giovane, anche gli altri, c'era Ancellotti, c'era Bruzzo, c'era Ciccio, quindi voglio dire... eravamo inconsapevoli del successo che avrebbe avuto questo film, no? Quindi... Adesso che voi fate l'allenatore, vi ha chiamato per fare l'allenatore in secondo o chiamerà Crisantemo? Non lo so chi chiamerà, non lo so. Noi adesso io ho iniziato da poco questa carriera, per tanti anni ho allenato i giovani e ho fatto tanta esperienza con i giovani, ora ho deciso di allenare i grandi e le cose stanno andando abbastanza bene, quindi spero che di avere una possibilità di andare ad allenare più, di andare a allenare nei professionisti. Ultima domanda, nella bizona dove giocava? Nella bizona io giocavo davanti al portiere, così correvo di meno.